paese come appunto la Somalia, che voi sapete 21 anni di guerra civile e precedentemente 20 anni di dittatura militare, sia ormai diventato un paese di fortissima immigrazione. E questa immigrazione però ha anche due facce, cioè la faccia quella appunto di Mo Farah, che è questo atleta ormai inglese, che ha appunto vinto due. Ed è stato osannato dallo stadio, è stato ricevuto da Cameron, gli hanno anche dedicato le famose cassette postali, no? Perché non so se lo sapete che ogni medaglia inglese è stata festeggiata con una cassetta postale dipinta tutta d'oro come appunto la medaglia vincente. Quindi una storia assolutamente di interazione e integrazione in un certo senso, perché appunto Mo Farah era arrivato piccolino in Inghilterra, non sapeva la lingua, l'ha imparata e è diventato un campione dello sport. Qualcosa che a volte in Italia è difficile per i figli di migranti invece qui in Italia, perché noi sappiamo che, a parte il grosso problema della cittadinanza, cioè i figli di migranti non è detto che al 18° anno diventino italiani, pur essendo nati nel suolo italiano, perché appunto sei italiano per sangue e non per diritto di suolo, di nascita, insomma, non come negli Stati Uniti. E poi ci sono anche tantissimi problemi di iscriversi alle federazioni, quindi è molto difficile a volte per un figlio di migranti in Italia partecipare alle gare, figuriamoci alle Olimpiadi. Ci sono molti atleti, però hanno una strada sempre comunque in salita. E voi sapete che un atleta ha pochi anni per poter riuscire a fare questa carriera. E mi sembrava una storia che potesse dire molto all'Italia. Mentre appunto stavo lavorando su Mo Farah e sulle presidenziali che sono avvenute in Somalia in questo mese, insomma, la Somalia da pochissimi giorni ha un nuovo presidente, mi è capitato di incontrare anche quest'altra storia, che è una storia che racconta anche molto di noi, dell'Italia, perché appunto questa ragazza, Samia Yusuf Omar, forse l'avete sentita in qualche telegiornale, è una ragazza che è morta nel nostro mare, nel Mar Mediterraneo, morta perché non aveva altra scelta. E come tanti, sono tanti che muoiono, a volte non ne sappiamo il nome, nessuno reclama i loro corpi, i parenti li cercano, però è molto difficile trovare qualcuno che muore appunto tra la Libia e la Sicilia. Però ecco, Samia aveva un qualcosa in più, diciamo, almeno che è uscito fuori, aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, e quindi no, una persona, tra virgolette, che nell'immaginario nostro globale potrebbe essere considerata arrivata, invece non era arrivata quasi per niente, perché purtroppo, come tanti giovani somali, ha dovuto prendere quel barcone, ha dovuto attraversare il Sahara prima di prendere il barcone e morire come tanti. E quindi mi sembrava molto, molto importante raccontare questa storia in Italia, perché molto spesso quando si parla di immigrazione, a parte che facciamo di tutto un erbo un fascio, quindi non distinguiamo un migrante dall'altro, perché in Italia ci sono 190, praticamente le persone vengono da 190 paesi diversi, ognuno ha la sua storia. Però quando appunto si parla di Mediterraneo, di mare, di sbarchi, c'è un racconto che a volte depaupera le persone della propria identità. E secondo me, quando appunto ti dicono clandestino, sono arrivati clandestini, e si crea paura, si crea panico, e invece se noi riuscissimo a conoscere quelle persone, conoscere il loro background, da dove arrivano, cosa le è successo, perché hanno dovuto prendere quel barcone, forse la nostra percezione del viaggio e di quel tipo di immigrazione potrebbe cambiare. Infatti, come poi mi taccio perché non avevo preso già molto tempo, però ecco, la percezione
Di questa storia a livello internazionale è stata fortissima, c'è stata una fortissima commozione. Io per prima, che scrivo da anni di queste storie, mi sono molto meravigliata, perché appunto prima appunto c'era tutto il tam tam dei giornali locali, poi Repubblica, poi il Corriere. Quando appunto la storia è arrivata a Le Monde, a Libération, su Deutsche Zeitung, alla BBC, mi sono detta: wow, finalmente qualcosa ha rotto questo muro di silenzio, perché ahimè quello che avvolge le storie come quelle di Samia è proprio il silenzio. E quindi c'è voluto lo sport per far emergere una storia di questo genere. Dico un'ultima cosa e poi magari ritornerò su questo, è che per me è stato importante scrivere questa storia, perché in qualche modo era un periodo in cui l'immigrazione era sparita dai giornali italiani, e sono molto contenta che Pubblico mi abbia dato questa possibilità, perché una scrittrice come me, ma penso a tanti altri, facciamo molta fatica a raccontare storie di questo genere, perché o ci chiedono appunto di scrivere cose folcloristiche, o appunto ci dicono però sono angoscianti, non le vogliamo sentire. A me è stato detto, per una serie che stavo appunto facendo, non vi dico il committente, però sono noiose queste storie, sono solo tristi, mettiamoci un po' di comicità. E tu, invece, io stavo scrivendo di una ragazza comunque che appunto disabile, che ha avuto problemi per fare il suo lavoro, che è quello dell'insegnante. Non vedevo niente di comico in questa storia, quindi a volte proprio fai fatica a raccontarle, e dunque trovare degli spazi liberi che ti permettono di farlo, o anche in rete, molti lo fanno in rete, penso a Gabriele Del Grande, che fa il monitoraggio appunto di tutto quello che succede nel Mar Mediterraneo, è molto molto importante. Grazie Gero. Parlavi di muro di silenzio e anche muro di dimenticanza, appunto, questo è stato anche sulla vicenda di Kateri Iradesh, che hai voluto raccontare, Alessandro, attraverso questo libro, Il naufragio. E dunque, appunto, dicevamo che era un spartiacque nella storia dell'immigrazione italiana, della percezione e della reazione. In quale maniera, e un po' raccontaci come appunto hai lavorato per poter ricostruire, anche dare anche delle storie, dei visi, delle figure a questi dispersi, a questi 80 dispersi di questa tragedia del mare, del mare vicino. Sì, e buonasera. No, una cosa che faccio molto volentieri, anche perché mi rendo conto di quanto il discorso che farò si incroci con quello che diceva il Giaba ora. Faccio una piccola premessa. Io credo che ci sono due grossi eventi degli anni 90, e mi rendo conto che nel momento in cui dico anni 90 siamo già nel 2012, e quindi, come diceva Rick Joseph prima, effettivamente stiamo riflettendo su qualcosa che riguarda 20 anni della nostra storia italiana ed europea. Però ci sono due date, due momenti che ci riguardano come italiani, e in particolare anche come pugliesi, perché riguardano la Puglia, e sono: uno, l'8 agosto del 91, l'arrivo della Volora nel porto di Bari, e l'altro il 28 marzo del 97, che è l'affondamento della Kater Irades, di cui ho raccontato nel mio ultimo libro Il naufragio, avvenuto appunto nel 97. Perché questi due eventi sono importanti? Beh, quello dell'arrivo della Volora, di cui proprio in questi giorni, insomma, a Venezia è stato presentato il film di Daniele Vicari, che spero vedrete quanto prima, ho avuto già modo di vederlo, un film molto bello, e beh, segna uno spartiacque epocale. Cioè, io mi è capitato spesso di dire che quell'evento sta non solo a noi italiani, ma all'Europa meridionale come la caduta del muro di Berlino sta all'Europa settentrionale. Cioè, quell'evento è davvero la caduta della cortina di ferro nel basso Adriatico, e l'incontro tra est e ovest. In qualche modo si riconcilia l'Europa meridionale da una parte e dall'altra dell'Adriatico, quindi è un evento molto più grosso e complesso della semplice questione dei rapporti fra noi e l'Albania. Però detto questo, quell'evento è anche l'esplodere della questione migratoria.
storia, perché se è vero che già negli anni 80 c'è una popolazione che cresce, si arriva ad una legge Martelli prima del 91, è il primo grande caso di immigrato ucciso in Italia, peraltro un bracciante, quello di Jerry Maslow, avviene nella terra del lavoro nell'89, cioè quello che voglio dire, negli anni 80 c'erano già tutti gli elementi per poter avviare una riflessione che in parte fu avviata, in parte no. Ma nel 91, con l'arrivo degli sbarchi e delle navi, dei veri e propri boat people albanesi, c'è qualcosa che effettivamente irrompe come storia. Ed effettivamente, rivedendo, ne parlavo proprio ieri al telefono con Daniele Vicari, vedendo il suo film, coglie effettivamente qualcosa di biblico, perché insomma, un'immagine che tutti ricordiamo, vedere il molo di Bari pieno di gente, la nave ancora piena di gente, c'è qualcosa che irrompe, esattamente come le immagini del muro di Berlino che viene abbattuto. Sono importanti anche i numeri in questa storia, perché allora su quella nave c'erano 20.000 albanesi, forse erano anche di più, perché poi in realtà si dice 20.000 perché è la cifra passata giornalisticamente, ma non è che siano stati contati e censiti, però erano 20.000. Se noi vediamo ora quanti sono gli albanesi effettivamente residenti in Puglia, la cifra è 23.000, quindi in qualche modo, mentre gli albanesi residenti in tutta Italia sono 500.000. Quindi questa semplice analisi statistica ci dice che in qualche modo noi abbiamo ora storicamente disseminato sul territorio regionale una cifra che è identica a quelli che arrivarono in un giorno solo, e quindi questo ci dice anche di quanto sia stato forte quell'impatto. Però ci dice anche che noi abbiamo una comunità fortissima ormai in Italia, la seconda comunità dopo quella dei rumeni, e che di fatto non vive in Puglia, cioè vive in altre regioni, e quindi probabilmente anche la storia della comunità ha fatto il suo corso storico. Ma quello, dicevo, è un evento importante per cogliere tutta una serie di discorsi che poi probabilmente approfondiremo in questa sede, o è bene approfondirli anche al di là di questa sede, insomma. La data della Kateri Rades, l'affondamento della Kateri Rades, è un evento epocale, perché è uno spartiacque, perché per la prima volta nei confronti della crisi albanese, del crollo delle finanziarie, insomma, nei primi mesi del 97, che favorirono lo scatenarsi di una guerra civile in Albania, perché vennero assaltate le caserme, giravano le armi, si sparò moltissimo, perché poi in pochi mesi morirono 2.500-3.000 persone, che è un numero abbastanza elevato anche per valutare le vittime di una guerra civile. Si determinò una seconda ondata migratoria verso l'Italia, ma mentre nel 91 oscillavamo ancora tra il pericolo dell'invasione ma anche il voler accogliere, nel 97, diciamo, il crinale dell'opinione pubblica era un po' cambiato. Cioè, allora, esattamente come nel 2011 scoppiano le primavere arabe e immediatamente si sparge un'ossessione dell'invasione, questo avvenne anche nel 97. Insomma, per farla breve, per la prima volta vennero messe per iscritto e applicate delle forme di respingimento in alto mare, tecnicamente vengono definiti harassment, nell'applicare una di queste forme da parte della nostra marina militare, una nave con una carretta del mare con a bordo 120 persone viene speronata da una corvetta della nostra marina. Come ricordava Eric Giuseppe prima, ci sono 50 morti e 20 dispersi, che ovviamente sono morti anche loro, benché i corpi non siano mai stati recuperati. Ho voluto raccontare questa vicenda innanzitutto come vicenda umana, perché, come diceva Giaba prima, credo che una delle prime reazioni da porre nei confronti della sua fazione, del non racconto, è quello di raccontare delle storie, di dare delle dignità di racconto umano a delle storie che in genere non vengono percepite come racconto, o che noi stessi disumanizziamo nel momento in cui, che so, anche, voglio dire, che percezione abbiamo noi dei naufragi, benché siano un'ecatombe della contemporaneità, no? Una cifra smozzicata che viene detta nel TG serale, non ci sono neanche dei nomi, delle date di nascita, dell'età. Già questo, cioè riempire le navi che affondano di storia, è un'operazione non solo della memoria e del ricordo, ma credo anche un atto
un atto politico, insomma, nei confronti della dimenticanza. Io ho voluto raccontare quella vicenda della Kateri Rades per un verso come un vero e proprio Titanic dei poveri, cioè dare una dignità di racconto a tutti coloro i quali erano saliti su quella nave, poi alcuni sono morti, altri sono sopravvissuti, altri sono tuttora scomparsi e sono pianti come persone scomparse, magari da genitori anziani. Incontrare i familiari delle vittime, quindi questo ha portato anche un lungo lavoro di contatto umano, non solo di ricerca, perché molti vivevano ormai in Italia, altri vivevano in villaggi albanesi tuttora che sono privi di acqua, con strade non asfaltate, eccetera. E poi ovviamente anche uno spartiacqua delle nostre politiche, perché quella vicenda della Kateri Rades tuttora, come spesso accade nelle vicende italiane che vedono il coinvolgimento di alti vertici di qualche forza armata, non sappiamo bene che cosa è successo quella sera, cioè, o meglio, sappiamo che c'è stata una nave che è affondata, sappiamo che questa nave è stata speronata dalla Marina, da una corvetta della nostra Marina, ci sono stati due gradi di giudizio, è stata appurata la responsabilità della nave italiana che è andata addosso alla nave albanese, è stato condannato per naufragio colposo il comandante della corvetta italiana Fabrizio Lodaddio, ma quello che diventa tuttora impossibile stabilire per via giuridica è qual è stata la catena di comando che quel pomeriggio ha funzionato dal Ministero della Difesa allo Comando di Stato Maggiore di Roma, alla Maridipart di Taranto, che è il controllo sul Mediterraneo orientale, alla nave in mare, perché è chiaro che non è che uno va in nave, benché un comandante della Marina, e fa quello che vuole. Bene, qui concludo. Queste cose non si possono sapere, non riusciamo a saperle, per il semplice fatto che qui, come in altre vicende della nostra storia recente, Ustica o altre, le prove non ci sono, perché a un certo punto le comunicazioni terra-mare di quel pomeriggio scompaiono. I nastri che avrebbero dovuto registrare le conversazioni tra la Maridipart di Taranto, i comandi di Roma e le navi in mare si interrompono tutti misteriosamente un'ora prima del naufragio e riprendono come se niente fosse 3 minuti dopo il naufragio. Ecco, io credo che poi qui interviene il ruolo dello scrittore, cioè nel cercare di non di fare il superman o il giustiziere, ma di interrogarsi pubblicamente sullo scandalo di un buco del genere, che, ripeto, rende questa vicenda non una vicenda di immigrati che sono morti, ma una tragedia del mare che sta al pari di altre stragi che siamo abituati a definire stragi di Stato. E credo che nel definire questo, come tante altre storie, abbiamo incominciato questo incontro non parlando di cittadinanza, ma parlando di storie tragiche, estreme, e che riguardano neanche il nostro territorio, ma il mare, e chi neanche ci arriva in Italia, perché in qualche modo affonda prima. Però credo che vada fatto per due motivi. Uno, perché ovviamente è sempre bene tenere a mente quello, è che benché la riflessione sulla migrazione e sulle questioni migratorie in Italia sia una riflessione complessa, che deve tener conto del fatto che ormai il 6-7% della popolazione residente in Italia e straniera, non bisogna dimenticare che la questione dei viaggi è una questione mediterranea ed europea cruciale, che ad oggi, negli ultimi 20 anni, sono morte oltre 18.000 persone nel Mediterraneo, ed è una cifra enorme, e che è una roba su cui, ecco, la Kateri Rades è spartiacque, perché quella che sembra, come dire, un respingimento brutale, in realtà negli anni successivi è stato razionalizzato nelle sue forme, e tutte le storie recenti nei confronti a sud di Lampedusa, insomma nei confronti della riva sud del Mediterraneo, sono storie in cui questo respingimento, se non tramite, come dire, uno speronamento accidentale o manifesto, in realtà non c'è questa brutalità evidente del respingimento, però questo respingimento è di fatto attuato con tante altre formule, come il rimandare le navi indietro, il prendere la gente della nave, e quello che è successo, come denuncia il film di Segre e Liberti, tanta gente, benché fossero profughi e neanche cosiddetti migranti economici, cioè gente che scappava dalle guerre, doveva essere accolta, sono stati presi e riconsegnati alla polizia dell'allora dittatore Gheddafi. Ecco, mi fermo qui per lasciare spazio alla seconda parte della discussione. Sì, prima di entrare, poi cominceremo a entrare appunto sulla questione della cittadinanza. Come dicevi già, in
questo momento, in questo periodo, si parla molto meno di immigrazione in Italia. È dovuto a un fattore strettamente, secondo voi, politico, oppure c'è un cambiamento proprio nella percezione dell'immigrazione? Aggiungerei appunto, e lì entriamo quasi nella seconda parte della nostra breve discussione, per quanto riguarda appunto a quale punto sta l'integrazione, sapendo che appunto sono 20 anni, anche di più, a quale punto sta proprio l'integrazione degli immigrati, prima di entrare dal punto di vista strettamente dei diritti e della legge, in particolare dei diritti del suolo. E anche sapendo che voi raccontate l'immigrazione, vi interessate a questo fenomeno da vari anni, avete la sensazione che la percezione dei vostri racconti è cambiato? C'è comunque una capacità, ad esempio, più facile a fare la distinzione tra immigrati economici e immigrati politici, oppure tutto sommato la società italiana fatica ancora a percepire il fenomeno nella sua complessità? Allora, io penso che noi non ci occupiamo di immigrazione, ma ci occupiamo d'Italia, perché forse questo va detto, perché quando parliamo di migranti o comunque di persone, sono persone che si incontrano qui, quindi secondo me stiamo parlando di questo paese e di cosa questo paese diventerà nel futuro o cosa è già oggi nel presente. Io in realtà penso che sui media mainstream il discorso sull'immigrazione è ahimè legato soltanto alla cronaca, spesso alla cronaca nera. Ahimè si raccontano poche storie, però invece di parlarvi di cosa non si racconta, invece vi volevo raccontare di cosa invece sta succedendo. L'immigrazione in Italia c'è da più di 20 anni, direi anche 35-40. Io ho 38 anni, quindi i miei genitori sono qui dagli anni 70 più o meno. Io ho notato che da 20 anni a questa parte c'è un grande movimento di scrittori cosiddetti migranti. No, vi volevo parlare di questo perché un po' appartengo anch'io. Non mi piace l'etichetta, perché per me uno scrittore è uno scrittore, una scrittrice, punto. Però è interessante che si sia sviluppata in lingua italiana una letteratura di questo genere, pur l'Italia non avendo avuto una grande storia coloniale, cioè ha colonizzato l'Africa orientale, la Libia, però molti degli scrittori che scrivono in italiano provengono dall'Algeria, dal Brasile, addirittura dall'Albania o altri paesi, perché c'è proprio una voglia di comunicare e di raccontare queste storie che sono state assolutamente dimenticate. Uno dei primi libri che è uscito era appunto questo di Pap Kuma, Io venditore di elefanti, scritto a quattro mani, che parlava appunto di un ambulante senegalese e delle sue vicissitudini per tutto lo stivale. Leggendo quei vecchi libri scritti 20 anni fa, io noto che le problematiche che hanno i migranti oggi, ahimè, sono sempre le stesse, perché il meccanismo, secondo me, in Italia si è un po' inceppato. Cioè l'Italia è un paese che produce stranieri e non produce cittadini. Abbiamo delle leggi, lo sappiamo, la Bossi-Fini, che lega il migrante al suo lavoro, ma in modo abbastanza assurdo. Abbiamo una legge sulla cittadinanza che non permette ai figli di migranti nati qui o cresciuti qui di diventare italiani. Quindi a volte penso sempre che i numeri, le statistiche appunto su quanti stranieri sono in Italia, sono falsate anche da queste leggi, perché molti stranieri in realtà sono italiani con il permesso di soggiorno. Questo anche andrebbe detto. Per quanto riguarda invece il lavoro personale che faccio io personalmente, mi
mi occupo di migrazione perché mi occupo di me, è semplice, perché quando hai una storia come la mia, che è divisa tra due paesi, io sono appunto di origine somala, i miei genitori sono venuti qui dopo il colpo di stato di Siad Barre nel 69, ed erano dei genitori consapevoli di dove stavano arrivando, cioè non hanno scelto l'Italia a caso, perché la Somalia era appunto uno di quei paesi che l'Italia aveva colonizzato, e soprattutto avevano una dimestichezza con la lingua italiana, anche perché la lingua italiana dominava tutta la loro vita ufficiale, non in Somalia, cioè tutti i documenti somali erano scritti in italiano, perché il somalo come lingua scritta è nata soltanto nel 75 più o meno, e quindi tutto era in italiano, la scuola, le canzoni che si ascoltavano, la politica. Mio padre era un uomo politico in Somalia e mi diceva sempre che loro dovevano seguire due padroni, appunto Stati Uniti, Italia, con un orecchio teso verso l'Unione Sovietica, quindi questo era il panorama in cui si sono formati i miei genitori, quindi l'Italia non è stata scelta a caso, però una volta qui hanno vissuto, no, le problematiche che qualsiasi migrante o soprattutto qualsiasi rifugiato politico, cioè non riuscire a orientarsi bene nel paese in cui ti trovi, perché un conto, me l'hanno sempre detto, un conto era appunto venire con la limousine negli anni 60, che mio padre appunto veniva con la limousine, un conto è venire in Italia quando hai perso tutto e cominciare a costruirti una vita qui. Io capisco che negli anni 70 non c'era questa dimestichezza con l'immigrazione, c'erano pochissime persone e mia madre nel quartiere in cui appunto loro vivevano, in questo quartiere conservatore della città di Roma, erano considerati un po' degli extraterrestri, soprattutto mia madre con il velo, insomma, era abbastanza un extraterrestre. Però quello che mi meraviglia, e mi meraviglia proprio avendo fatto un percorso di vita in questo paese, che è il mio paese, mi meraviglia come mai noi non impariamo mai dai nostri errori, o soprattutto non impariamo dagli errori degli altri. Cioè, potevamo guardare la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, che hanno una storia di immigrazione e anche di colonialismo molto più lunga, molto più densa dell'Italia sicuramente, ma c'è poca voglia di imparare. Cioè, noi abbiamo oggi, 2012, delle problematiche che sono appunto degli anni 90, per non dire anche anni 80. Per esempio, parlando di interazione, una cosa che a me preoccupa è che il migrante, sia rifugiato politico sia migrante economico, per ottenere il permesso di soggiorno deve avere giustamente una conoscenza dell'italiano, no? Cioè, ci sono i test appunto di lingua, però poi la lingua non te la insegna nessuno, quindi una chiave per a me non piace molto questa parola integrazione, però una chiave di accesso a questo paese potrebbe essere lo studio della lingua. E lo studio della lingua, io che sono una scrittrice, dico che la lingua è importante, cioè lo vedo nell'autobus, nella metropolitana, ragazzi etiopi, quanto somali, quanto del Bangladesh, insomma, che hanno voglia di imparare, perché li vedi col vocabolario, vogliono imparare, però è difficile perché non ci sono strutture, no? Non abbiamo strutture in cui appunto un rifugiato, un migrante economico può imparare la lingua. Quindi abbiamo, io vedo molta disorganizzazione, molta retorica quando si parla di migrazione, e molta non conoscenza proprio delle storie di ognuno, perché poi noi parliamo di immigrazione facendo di tutto un'erba un fascio. Questo mi preoccupa un po', come quando parliamo di Africa. Africa che significa? C'è il Burkina Faso, c'è la Tunisia, il Madagascar non sono la stessa cosa. E lo stesso i migranti, non solo i migranti vengono da 190 paesi diversi, ci sono i loro figli, ma ci sono loro e le interazioni tra Italia e migrazione, ma tra i migranti tra di loro, che non sono nemmeno semplici. Quindi quello che io auspico per il futuro, insomma, di questo paese, è che riusciamo a organizzarci anche con delle figure professionali. Non c'è un album
un albo di mediatori culturali, per esempio, e aggiungo questa cosa, un mediatore culturale nelle scuole è importantissimo come negli ospedali, se no può succedere quello che è successo a mia cugina. Mia cugina, come molte somale, io grazie a Dio no, perché ho avuto, diciamo, dei genitori illuminati, però molte somale hanno subito infibulazione. E mia cugina pure ha subito infibulazione. Quando purtroppo ha avuto un aborto spontaneo, la cosa peggiore che le è successa in ospedale non era a Roma, era in provincia di Roma. Dunque, e quando hanno notato che lei era parzialmente cucita, perché poi si sfilaccia la cucitura con i rapporti sessuali, perché voi sapete che quando ti tolgono la clitoride in Somalia ti cuciono pure, dunque hai tutta la vagina cucita, con i rapporti sessuali o le gravidanze, se tu non vai dal ginecologo ad aprirti non sei parzialmente cucita e quindi si vede che ti mancava l'organo. E la cosa più brutta, appunto, che è successa a mia cugina è appunto che sono venuti tutti i dottori, il dottore l'ha notato, ha cominciato a chiamare l'infermiere 1, l'infermiere 2, l'infermiere 3 e quindi si sono tutti radunati intorno a mia cugina, che aveva già subito un aborto, quindi stava già molto male, per guardarla, un po' come, no, un fenomeno da baraccone, da circo. E io, lei ha, più che l'aborto, mi dice, è come se avessi abortito due volte, sono stata molto male. E allora io penso, non so se i dottori erano veramente in malafede, però magari un mediatore culturale, una figura che poteva fare da tramite tra una situazione così delicata, difficile per una donna, poteva servire. Quindi più che a che punto sta l'integrazione, è che appunto stiamo noi con appunto queste figure professionali che mancano totalmente, totalmente, ecco. Su questo tema, appunto, mancanza di figure, di mediatori, una volta, ad esempio, in Francia l'integrazione passava, appunto, attraverso varie strutture che potevano essere il partito politico, il sindacato, la scuola, l'esercito, oppure anche per alcuni la Chiesa. Oggi c'è solo il lavoro per l'integrazione, o ci sono altri volani, strutture che permettono, che facilitano appunto questa integrazione? Sì, io credo che ci sia proprio, anche rispetto a quello che diceva Ijaba prima, c'è una profonda disparità tra una società italiana che è già una società complessa e dove appunto quello che chiamiamo immigrazione in realtà sono più comunità nazionali, più generazioni, più lavori, più classi sociali anche, no? E diverse forme di presenza sul territorio a seconda delle città, il nord, il sud, e le leggi che regolano tutto questo. E innanzitutto una legge che, insomma, al di là di tutte le leggi più strettamente repressive, ma la semplice legge che lega il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro regolare, insomma, in un paese che si fonda sul lavoro nero, sul precariato, sulla recessione degli ultimi anni, cioè capiamo bene che è una legge assurda che produce a sua volta clandestinità, ecco, no? Cioè, usare la parola clandestino è una parola brutta che andrebbe in qualche modo bandita, però che tutto questo sia un processo di clandestinizzazione, cioè produrre irregolarità, è evidente. È vero, cioè che cosa produce non integrazione, che cosa produce rappresentanza, che cosa produce un coagularsi. Io prima ero al dibattito, immagino anche molti di voi ci sono stati, al dibattito con Sofia Ventura, Onofre Romano, dove si parlava della crisi della politica, della crisi dei partiti, della società liquida e della crisi anche della rappresentanza nelle forme classiche. Ecco, la domanda è: chi rappresenta
gli immigrati oggi, come si rappresentano. Cioè, ci sono dei canali, anche i vecchi canali, la politica e il sindacato, che servono a ciò. Sposto la domanda volutamente su una questione dei diritti e della politica, perché credo che poi il salto da fare sia appunto che non è semplicemente una questione di accoglienza o di mensa della Caritas, ma è una roba un po' più complessa. Ecco, faccio un esempio. Quando ho scritto il libro Uomini e Caporali sui braccianti sfruttati, in alcuni casi di fatto schiavizzati, con vere e proprie forme di riduzione in schiavitù contemporanee nel Tavoliere delle Puglie, la riflessione immediata che mi veniva da fare, al di là delle condizioni evidenti di sfruttamento, di come si organizza il caporalato contemporaneo, delle forme, delle relazioni che ci sono o non ci sono con la criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Ma c'era una domanda precisa che è inevitabile non porsi. È: questi lavoratori non hanno il diritto di voto. Ed è una questione, come dire, su cui a volte non ci riflettiamo, ma determinante. Quando Salvemini scrive un secolo fa, nel 1910-1911, il ministro della malavita, denunciando i brogli elettorali del giurittismo al sud, ma denunciando soprattutto una casta politica chiusa, perché all'epoca, diciamo, il suffragio universale arriverà nel, ora correggetemi se sbaglio, nel 1912 o 1913, e prima, fino insomma alla fine degli anni 10, non c'era, però siccome il voto era legato a un determinato grado di istruzione e di censo, diciamo, in una città come Milano gran parte degli operai votavano, i cafoni del sud non votavano. Questo determinò quello scompenso per cui nella strategia del Partito Socialista dell'epoca la posizione ufficiale di Turati, per dire, era quella: non rompiamo il tavolo della trattativa con Giolitti perché i nostri deputati già li eleggiamo al nord. La questione posta da sud, da Salvemini, era qui no, perché qua non vota nessuno, e non votando nessuno si crea quella cricca di potere locale che poi determina, cioè in cui vengono, che so, votate da 300 persone il notabile locale, che poi arrivato a Roma fa il gioco delle maggioranze trasformiste. Il tema qual era? Quello che i braccianti pugliesi, lucani, siciliani nel 1911 lavoravano, erano la base della produzione, ma non votavano. E quindi la questione del diritto di voto era determinante per allargare la democrazia di questo paese, e così è stato. Ora, il punto qual è? Che se uno gira nei campi della raccolta del pomodoro oggi, dove la raccolta è fatta al 99% da lavoratori africani e dell'Africa magrebina e dell'Africa subsahariana, europei dell'est e europei neocomunitari, polacchi, bulgari e europei dell'est non comunitari, ma tutta questa gente non vota. Cioè, noi abbiamo un'enorme produzione di agricoltura, abbiamo delle enormi masse di lavoratori, perché si tratta di migliaia di persone, e questi non hanno il diritto di voto. Cioè, paradossalmente c'è una questione di post-democrazia che perde delle sue cose fondamentali. Per questo credo che quelle due proposte di legge avanzate quest'anno, e dare la cittadinanza ai bambini che nascono in Italia, anche da cittadini stranieri, e questo scardinerebbe il fatto che siamo ancora un paese fondato sullo ius sanguinis in maniera abbastanza assurda, e non sullo ius soli. L'altra proposta di legge fondamentale è quella di dare, almeno in una fase sperimentale, il diritto di voto amministrativo a chi straniero è però residente e lavora qui da almeno 5 anni. Perché l'assenza del diritto di voto, benché i milioni di stranieri regolari in Italia paghino regolarmente le tasse, cioè produce non solo una questione, come dire, un'assenza evidente di diritti civili, ma è la condizione prima dello squilibrio. Allora, che cosa invece nei confronti di questo produce rappresentanza? Io credo che, la dico brevemente per non dilungarmi, che ci sia molto ritardo da parte dei partiti politici, fortissimo ritardo. Abbiamo addirittura alcune formazioni che io definisco neopopolari. Ecco, oggi pomeriggio si parlava di Grillo. Il Movimento 5 Stelle è un partito che al punto 4 del suo statuto, che loro chiamano non statuto, dice che il movimento si rivolge espressamente ai soli cittadini italiani. Quindi di fatto, ora non so se ci siano sostenitori del Movimento 5 Stelle in sala, però di fatto quella è un'organizzazione xenofoba, strutturalmente xenofoba.
la Lega Nord permette che si iscrivino almeno potenzialmente degli stranieri nelle proprie file. Però nonostante questo non è che gli altri partiti siano messi bene, anche i partiti della sinistra più o meno nuova, più o meno tradizionale, non è che abbiano grandi casi di rappresentanza al proprio interno. Nel sindacato invece una maggiore strada è fatta, soprattutto in quelle categorie del lavoro operaio duro, cioè nella FIOM che rappresenta il lavoro di fabbrica e nella FLAI che rappresenta il lavoro agricolo, la presenza degli immigrati non solo come rappresentanza ma anche come delegati, come livello di dirigenza, incomincia ad essere forte. E credo che quello sia uno dei settori più interessanti della società politico-sindacale italiana oggi in Italia, dove capiamo che qualcosa di nuovo sta accadendo e che ci porta lentamente in linea con la Francia, con la Francia direi soprattutto, perché poi diciamo in Gran Bretagna la cosa funziona in maniera un po' più complicata e complessa. Si potrebbero discutere ore, dico questo, io preferisco queste forme di rappresentanza, anche se alcuni potrebbero definirle tradizionali, ma che sono importanti per equilibrare delle situazioni che a volte sono di apartheid o comunque di dislivello, che non quelle forme un po' pasticciate come quelle delle consulte per gli immigrati che si aprono in molti comuni. Uno, perché non hanno nessun potere reale, cioè perché sono semplicemente delle cariche di consulenza, ma o nominiamo dei consiglieri comunali che hanno i loro diritti e doveri di consiglieri comunali, o rappresentare uno che cosa ha? Un diritto di parola ma non di voto, non ha niente. Ma la cosa grave di queste consulte è che la votazione nelle elezioni avviene su base etnica, cioè i rumeni si votano il rumeno, gli ucraini si votano l'ucraino. Questa roba è chiedere una forma di rappresentanza a sua volta etnicamente fondata, quando invece la rappresentanza dovrebbe essere che io devo essere libero di poter votare il Java scego, il Java è cittadino italiano, ma diciamo a parti inverse, insomma, cioè voglio dire, una società multiculturale non può basarsi sulla rappresentazione comunitaria, ma sulla rottura delle sue gabbie, ecco. Invece noi rischiamo di riprodurle, anche quando promuoviamo delle leggi o delle forme di rappresentanza che pensiamo essere avanzate, e invece riproducono delle forme di discriminazione. Purtroppo non abbiamo il tempo di aprire un vero dibattito, e io penso che sono pienamente favorevole, penso che sia una norma di civiltà il diritto del suolo, però attento, perché l'esperienza francese dimostra che non basta per risolvere le questioni di integrazione. Però comunque appunto sulla questione della cittadinanza, parlavamo prima con Java che ogni tanto si ha comunque anche la percezione, la sensazione che gli italiani di origine straniere debbono in qualche maniera dimostrare sempre, ancora dopo tanti anni, che sono più italiani degli italiani. Ci puoi raccontare un po' questo tuo vissuto? Allora, abbiamo poco tempo, quindi cercherò di essere breve. Allora, io ho scoperto di avere un problema quando ho cominciato a scrivere, perché in realtà uno non si rende bene conto di essere, tra virgolette, vittima di di essere figlio di un dio minore. Lo scopri piano piano, lentamente, da alcune frasi, da alcune cose che devi fare, o appunto quando accompagni i tuoi genitori. Io accompagnavo mia madre appunto per prendere il permesso di soggiorno, per tanti anni ero legata al suo permesso di soggiorno. Dico sempre che ho avuto la cittadinanza italiana per pura fortuna, perché per fortuna mio padre a un certo punto ha deciso di fare la pratica, perché se fossi stata legata alla legge non avrei ottenuto la cittadinanza, perché comunque devi avere una residenza continuativa. Io sono stata quasi un anno e 8 mesi in Somalia, quindi era già saltato il termine per prendere la cittadinanza. Però ecco, per capire la mia situazione, e poi arriverò anche alla tua domanda, Eric, io l'ho dovuto elaborare grazie comunque alla storia del passato. Ho scritto un racconto che si intitolava Salsiccio, una delle prime cose appunto che ho scritto, che ha avuto anche grande fortuna, ed è un racconto dove appunto c'è questa protagonista che non sono io, era una protagonista
che era più che altro che identificava proprio una generazione musulmana sunnita che a un certo punto per dimostrare all'Italia di essere italiana decide di andare a comprare delle salsicce dal droghiere e di mangiarsele. Voi sapete che i musulmani non possono, no, per dogma, far mangiare la carne di maiale e quindi lei voleva compiere un peccato per poter dimostrare di essere parte di un paese che non l'accettava. Questa idea a me era venuta, io oltre che scrittrice ho studiato, sono laureata in letteratura spagnola e c'erano moltissimi racconti del Seicento, ma anche in Cervantes, dove praticamente sia ebrei che moriscos, quindi persone appunto di religione musulmana ma che non potevano dire di essere musulmani, che sono uno stati espulsi dalla Spagna, dalla cattolicissima Spagna, e gli ebrei nel 1492 e i moriscos nel 1609, e ci sono tutta questa serie di racconti dove appunto per dimostrare alla cattolicissima Spagna di essere cristianos viejos, dunque cristiani da generazioni, dovevano appunto mangiare carne di maiale in pubblico o bere appunto alcolici. E c'è una bellissima scena in appunto nella seconda parte del Don Chisciotte di Cervantes, dove appunto Sancho Panza incontra il suo vicino di casa morisco musulmano che ritorna in Spagna dopo l'espulsione, cosa che non poteva fare, insieme all'anzichenecchi, e Sancho si meraviglia perché appunto lo vede mangiare carne di maiale, lo vede, dice: ma che cosa ti è successo, ti avevo lasciato musulmano e sei ritornato tedesco. Però in quella scena appunto c'è questo Ricote si chiama il vicino di Sancho, che in qualche modo tradisce se stesso perché comunque mangia uva passa, cose dolci, no? Cose tipiche legate un po' appunto agli arabi. E io mi sono molto ispirata al Seicento perché in qualche modo vivevo lo stesso problema, non eravamo nella Spagna della limpieza di sangue, però insomma avevamo un problema, cioè dovevamo dimostrare ogni volta quello che io mi sentivo, cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice: ok, io sono italiano, io sono somalo, cioè ti dividi, non sei diviso in frazioni, sei quello che sei con la tua storia, con il tuo percorso. E chiaramente quando ti dicono dimostramelo, ti mettono in crisi, vai in crisi. E quindi l'unico modo in cui io personalmente ho trovato una soluzione alla crisi era quello di raccontarlo, perché se no non a volte proprio hai questo ti crea depressione, ti crea problematiche. E poi l'ultima cosa è che appunto ci viene chiesto di dimostrare di essere italiani, quindi devi in qualche modo parlare bene o parlare dialetto, devi dimostrarlo. E una cosa che è successa l'anno scorso, che un fatto che mi ha molto colpito, che per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa legge della cittadinanza che non c'è perché sei straniero nella tua nazione, abbiamo fatto una lettura quasi integrale del Manzoni, cosa che non avrei fatto nemmeno a scuola. Io avrei preferito leggere la Divina Commedia perché mi piace di più, però abbiamo letto appunto i Promessi Sposi dicendo: questo matrimonio sa da fare con la cittadinanza. Però alla fine appunto della lettura c'è stato richiesto di cantare l'inno nazionale, ma non soltanto la prima parte, tutte le tre parti, cosa che secondo me nessuno di voi la sa, cioè una cosa che sono sicura. E quindi ci hanno fotocopiato i fogli, ce l'hanno dati, io a un certo punto, quattro persone si sono rifiutate proprio di cantare l'inno, hanno detto: ma perché dobbiamo solo noi, dovremmo cantarlo tutti insieme, non che noi da soli e gli altri che guardano. E quindi si sono rifiutati e io a un certo punto ho detto: scusate, ma perché dobbiamo cantarlo tutto, o cantiamo tutti quanti tutto o niente. Quindi dopo un po' siamo arrivati a un patteggiamento, abbiamo cantato la prima parte che tutti noi sappiamo, insomma, no? E io appunto in questa diatriba sull'inno ho pensato:
Cavolo, io l'ho imparato in Somalia, quando, perché c'era stato Bettino Craxi che era venuto in Somalia e insomma ci hanno insegnato l'inno, non abbiamo fatto lezione per 2 settimane, abbiamo imparato l'inno nazionale e ho pensato forse sono più italiana io degli altri perché l'ho imparato prima che qui andasse di moda, quindi a volte è tutto relativo. Grazie, giovane. Una breve domanda, un po' per curiosità. Secondo voi, si è parlato molto appunto della figura di Mario Balotelli agli ultimi europei di calcio, cambia qualcosa una figura, un elemento così mediatico, oppure tutto sommato rimanda anche il stereotipo in qualche maniera dell'immigrato che gioca a calcio invece di avere delle figure di immigrati scrittori, di immigrati che appunto, cioè italiani, ex di origine straniera, non immigrati, però che fanno un percorso di ascesa sociale. Dunque, questa enfatizzazione appunto della personalità di Balotelli. No, non basta sicuramente, ma in parte serve. Cioè, credo che poi i fenomeni cosiddetti nazional popolari o di costume sono in realtà molto importanti. Faccio un altro esempio prima di arrivare a Balotelli. Io non guardo i programmi della De Filippi, cioè meglio li guardo e penso che siano il peggio che la TV italiana abbia prodotto, ma proprio degli amici albanesi, dei ragazzi albanesi, mi hanno fatto notare quanto sia stato importante per loro dei personaggi come Kledi e Ambeta, i ballerini, che poi fra l'altro venivano dall'Accademia di Danza di Tirana. Cioè quella roba lì, in quel programma televisivo che molti di noi percepiscono come il peggio della TV berlusconiana, in realtà è stato un fattore di integrazione, quello che diciamo integrazione o quantomeno di emersione, di conoscenza molto forte. Quindi credo che in realtà queste cose bisogna dare più importanza di quanto non diamo. Quello di Balotelli credo che sia sotto gli occhi di tutti, cioè insomma l'idea che l'Italia abbia un centravanti nero che segna una doppietta alla Germania, credo che sia una cosa che rende tutti felici. Però insomma, io ne parlavamo prima al bar, bisogna anche ricordarsi quando 3 anni fa tutto l'allora delle Alpi di Torino all'unisono gridò in Juventus-Inter non esistono negri italiani per buona parte della partita, e la spiegazione, la giustificazione del programma della domenica sportiva era vabbè, però Balotelli è uno che se le va a cercare. Quindi io ho l'impressione che se Balotelli i 2 gol alla Germania non li avesse segnati avremmo avuto il nero come gogna mediatica in realtà. Bene, ringrazio Ijaba, ringrazio Alessandro, ringrazio di essere stato con noi stasera. Grazie.